Gli datemi una mano ad avere ciò che era mio iscrizione al canale, gratis e campanellina. E soprattutto, vi ricordo che oggi, alle 15:30 circa, ci sarà la live che più volte ci avete chiesto. Siccome noi non chiediamo soldi e non truffiamo le idee dei tifosi dell'Inter, mentre c'è qualcuno che lo fa dopo la live di oggi. Vi renderete conto di cosa stavano facendo su YouTube questi che addirittura mi hanno detto di grandissime offese, offese pesanti, accuse? Eh, si prenderanno le loro responsabilità. Ma noi siamo convinti di una cosa: che faremo nel nostro piccolo un bel pulito su YouTube. Il quinto tentativo di smentirci su Glass è andato fallito. Questi hanno scambiato il pegno di Grey Horizon con il pegno di Sonic Sport. Cioè, vi do solo qualche chicca perché poi stasera ci penseranno i ragazzi in maniera molto più dettagliata e professionale ad umiliare questi scialtroni che pensano di avere la verità in tasca e che non sanno nulla. Perché ancora non hanno capito che questi ragazzi lo fanno di lavoro. È il loro pane quotidiano. Quello io ti posso dire che Octavia già il suo security agent che si chiama Vistra è tutto documentato è tutto documentato questi hanno fatto confusione con debitore invece il creditore hanno fatto un mascello con quel pegno hanno preso il pegno di Grey Torrison <ride> vendono anche, minacciano per email quell'altro là che va nei canali quell'altro sono in difficoltà senza di lui ma, ma, ma quale difficoltà quale difficoltà vai nei canali dove ci sono i pervertiti ma quale difficoltà io io parlo di calcio da prima che tu esistessi te io in difficoltà per cosa questo è un canale che parla di calcio e che sta portando avanti questa cosa il canale nasce sui difficoltà di chi siete voi vi spacciate per quelli che non siete per giornalisti, intervistatori v voi, se voi veramente siete da rinchiudere secondo me ma io in difficoltà di cosa se non c'è Alessandro in difficoltà di che <ride> oggi questi personaggi faranno, ve lo garantisco una di quelle figure di merda chiedo scusa per la parola che voi non vi rendete nemmeno conto anche perché poi il quinto tentativo Glass non esiste Glass Glass eh, è security agent di Octree Inve invece security agent di Octri è Vistra, ma questi ancora non lo sanno, glielo diciamo noi oggi. Glass non ha il pegno fino ad Hong Kong. Poi gli ho detto: guarda, sono 300 euro, riesce a vederlo. Ah sì, è vero, anche i fenomeni lì la squadra di, di, Bo di Bosco a Campoli, non di Londra. lì Ah sì, è vero, scusa, abbiamo sbagliato. C'è appegno fino a octri, ma serve fino a Hong Kong, ma serve per controllare Octree poi dopo vanno a prendere il pegno di Great Horizon. <ride> oggi, oggi vedrete persone che chiedono i soldi su YouTube, che vanno nelle tasche dei tifosi dell'Inter, vedrete cosa gli hanno raccontato. Il quinto tentativo di sminuirci su Glass Trust andrà totalmente fallito. Anzi, hanno già fallito perché vi facciamo capire. Che hanno detto una tante... ma poi si danno anche le aree vestibili, ma sa, ma fanno quello i piccione <ride> e ancora un sanno, sayak- <ride> che figura di merda, mamma, mia. oggi lo vedremo. Per quanto riguarda poi il discorso della comunicazione, no, dei L'Italia, i giornali italiani sono dietro l'Uganda per libertà di stampa. E noi abbiamo un esempio vicino. No, abbiamo un esempio vicino. Con un inter presidente contestato braccato per le cause che ha perso tifosi in rivolta. Spogliatoio spaccato. Eh, allenatore che non è stato esonerato perché non ci sono soldi cosa si parla di che sono i dati di Glass Trust. Ma poi io voglio capire, a parte l'ennesima figura di merda da, da, da veramente da cioccolatai avete fatto su Glass Trust e oggi lo spieghiamo anche a tutte le persone che ci seguiranno con i documenti. Ma cosa volevano dimostrare un Glass Trust che zang raddoppiava? Che era raddoppiava, come hanno sempre detto fino a due settimane fa, che digital Beats era tutto a posto? Cosa volevano dimostrare a cosa volevano dimostrare? Sono alla canna del gas. Questi sono a rantolo, sono a rantolo. Invece di parlare dell'Inter, parlano della Gas trust Questi qua. Poi, ora a chi a chi ce l'aveva con quelli che volevano Suning fuori dai coglioni, perché non andate dalla curva ora a dirgli cialtroni e ciarlatani? Eh, perché ora non vogliono più Suning. Zang chiamalo, mi ti pare. Tanto ormai è il passato. Perché non andate un attimino dei ragazzi della curva? Via? Andate via Barreto e gli dite ciarlatani, perché infamate Zang? Poi vedi gente anche su YouTube, no? Che anche a noi ci ha sempre dato addosso perché non volevamo più, anche se non abbiamo mai fatto contestazioni grandi su Zang del nostro piccolo. Noi siamo nati da poco, per ora siamo un canale piccolo. Per quello ci dovete dare una mano a tornare su. Poi vedi anche questi su YouTube, no? Che appena gli toccavi sanno, ora come l'ha detto la curva e loro si accodano come pecorelle dietro a quello: sì, sì, ora via rotti coglioni. Mentre fino a tre giorni fa facevano la guerra a tutti gli youtubers che ce l'avevano, Zang. è così eh, a noi, a noi quanto ce l'hanno detta anche perché non volevamo più questo presidente, non ci sono più soldi, non può fare acquisti. Non ha, più, non, ha, non ha più solidità creditizia, non, non vengano più i giocatori. Ora invece l'ha detto la curva. Parlo di YouTube, eh? Tutti dietro me, Peorelle. Mentre quando dicevamo noi, eravamo delle merde, eravamo dei tristoni, eravamo contro l'Inter, ce n'hanno dette di tutti i colori. Senza contare poi la storia, questa qua sulla, sulla proprietà araba, continuano a offenderci, volano diffamazioni pesantissime a gente. Gente chiamata truffa a noi ci hanno chiamato ieri. Mi hanno detto infatti, ora devo ancora vedere tutti gli ispezioni di video sono stati ritagliati per mandarli all'avvocato. Ci hanno detto che noi parlando di nuova proprietà. Poi parla quello che va nel canale del pervertito. Poi parla uno e va in un canale di un pervertito dove dice di lavorare per l'inter dove c'è uno che dice di lavorare per l'inter e dove c'è un altro pervertito che ha molestato tra Instagram. Facebook, YouTube, tutta la gente stava dietro al canale, eh, a, queste, a, a un canale YouTube che parla del nitter, poi va anche a dire che noi siamo praticamente, chi parla di piff, truffa la gente perché gli truffa le idee. No, ma a noi, a di, vedi il problema vedi il problema qual è? Che noi stiamo dicendo la verità e sta venendo a galla. Poi quando verrà a galla voi vi dovete nascondere, voi dovete sputare per aria, aspettare che vi ritorni in faccia. E poi vi dovete vergognare e restituire i soldi che avete chiesto per un anno e più ai tifosi dell'Inter, dicendogli che va tutto bene, che è tutto a posto, il Digital Beats raddoppia, c'è il e chi più ne ha più ne metta. In più, se incominciate ad avere 6 o 7 canali contro che vi stanno denunciando tutti, perché è un anno che qui vengono offesi tutti i canali che non dicevano Forza Zang, ci sarà un motivo, no? gente che va su canali che dicono di lavorare per l'Inter dove ci sono i pervertiti ed è tutto qua addirittura c'è una signora in uno di questi canali che sta avvisando le ragazze perché noi stiamo raccogliendo le testimonianze di non dire nulla e ora che questa signora che offende che scrive sempre su YouTube ora arriveremo anche a questa signora qua perché noi a costo zero per passione per raccontare la verità mettendoci la faccia senza chiedere un euro pagando la documentazione perché la documentazione hanno passato ieri certi fenomeni noi l'abbiamo avuta ma abbiamo pagato l'abbiamo avuta in un'ora infatti cioè io ho anche detto chi vuole quella documentazione è stata fatta vedere ieri la nostra non ve la do la, la facciamo vedere ma quella ve, ve la posso dare tranquillamente per email non solo paghi di tasca tua ti paghi stream yard non chiedi donazioni, non chiedi nulla e più ti diano e sei sei un truffatore perché dici che arriva che arrivano gli arabi. Ma chi è che chiede soldi tra me e voi? Tra noi e voi, chi è che chiede i soldi? Voi siete malati, te lo dico io. Voi avete problemi al primo piano e oggi in live metteremo i puntini sulle i perché ora ci avete rotto i coglioni e ridate i soldi ai tifosi dell'Inter, voi che avete pagato per sentirvi dire era tutto a posto raddoppi, tiplette, quattro gol in una partita, fatevi ridare i soldi fatevi ridare i soldi, ci becchiamo oggi live alle tre e mezzo 15 e 30. iscrivetevi al canale, mettete la campanellina se vi fa piacere, se non vi fa piacere va bene lo stesso, parliamo lo stesso chi non si risponde all'abbonato che poi uno risponde all'abbonato e ti dice che Perisic è un upgrade che Gosens è un upgrade di Perisic guarda Masterchef dammi retta, guarda la prova del cuore. te non devi guardare il calcio ciao Inter <ride>